Noi stiamo votando un documento assolutamente importante. È un piano, è un po' come il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Prima si scrivono i piani, si declinano nel dettaglio tutte le azioni che devono essere compiute e poi ovviamente si chiedono i fondi e si cercano i fondi per poter realizzare questi piani. Ricordo che il PUMS, che ha pieno titolo, è dentro il PAESC. È solo il PUMS sono circa 12 miliardi di finanziamenti e noi per ora abbiamo raggiunto 1,2 miliardi di finanziamenti, ma è ovvio che sia il governo nazionale e quant'altro bisognerà lavorare ulteriormente per far sì che possano arrivare gli ulteriori finanziamenti attraverso il PUMS, PAESC o quant'altro, insomma, tutte le opportunità che dall'Europa all'Italia possono essere declinate. Ora, il PAESC è un piano per l'abbattimento delle emissioni di CO2 da qui al 2030 o addirittura in piccola parte vengono indicati alcuni dati anche al 2050. Però noi con questo piano decliniamo tutta una serie di azioni. C'è un impegno delle città proprio a livello europeo e mondiale di prendere questi impegni, di declinarli e mettere per iscritto. Ora, io mi rendo conto che effettivamente questo piano peraltro doveva essere approvato prima. Noi ci stiamo lavorando come amministrazione da molti anni, stiamo parlando di un piano estremamente complesso che determina tutta una serie di calcoli e ragionamenti molto approfonditi, per cui ci vuole del tempo per declinarlo. Però siamo arrivati alla fine per approvarlo e deve essere approvato, così come indicato dal patto dei sindaci, entro credo il giorno 14. Questo è il motivo per cui, con dispiacere, e condivido quello che ha detto il consigliere De Priamo, con dispiacere siamo arrivati a portarlo in aula con questa modalità, perché meritava effettivamente un altro peso, un'altra, come dire, importanza, un'altra, come dire, declinazione del piano stesso, perché ci sono scritte delle cose importantissime. Allora, le città prendono questi impegni. Roma sta prendendo questo impegno, come tante altre città. Le campagne elettorali non c'entrano niente, stiamo facendo questo lavoro da tanti anni, siamo arrivati col fiato corto. Però stiamo approvando questo documento, di cui sinceramente siamo molto soddisfatti per tutta la declinazione che è stata fatta, per tutti quelli che ci hanno lavorato, per tutti gli enti che hanno controllato sezione per sezione il piano con tutti i numeri per verificare che siano in ordine e che siano scritti in modo credibile. Ecco, io lo ripeto, a me piace poter ricordare che questo piano è un piano, peraltro, che sta con i piedi per terra, declina nel dettaglio tutte le scelte che Roma Capitale deve fare. Sottolineo un aspetto in particolare, l'ha detto giustamente il presidente della commissione ambiente, uno degli aspetti in cui noi sottolineiamo l'importanza sono sicuramente gli sportelli energia, in quanto in questi sportelli i cittadini possono andare a chiedere informazioni su tutte le proprio le informazioni per ricevere i fondi e poter abbattere i propri consumi energetici. Non è un aspetto marginale, è uno dei punti cardine proprio che vengono dall'Europa, è il caso di dirlo in questo caso, il combattere la povertà energetica che viene declinata nel dettaglio all'interno del piano. La povertà energetica è quando un cittadino vorrebbe poter consumare di meno, ma non è nelle condizioni economiche di poterlo fare. E gli sportelli energia, che possono sembrare una cosa detta così, in realtà hanno una importanza centrale per mettere in condizione i cittadini di poter sfruttare tutte le occasioni possibili e contribuire con le proprie azioni personali alla realizzazione degli obiettivi del PAESC, che
che non è un aspetto marginale, per cui qui dentro vengono dette delle cose importanti. Ora, io mi rendo conto che poi la dialettica politica cerca di spostare le cose sull'oggi, eccetera, però chiedo veramente a tutti quanti i consiglieri di tutta l'Aula di stare al merito del documento che noi stiamo votando, perché è un documento importante. È importante che la città lo ratifichi esattamente come hanno fatto tutte quante le altre città. Vengono indicati dei dati assolutamente puntuali sugli obiettivi da raggiungere. Lo ripeto, è un piano, dunque a oggi non ha le coperture economiche, ma come è successo col PUMS, quando abbiamo approvato il PUMS, il piano dice che devono esserci nell'ufficio PAESC almeno 40 persone, e lo ha votato la Giunta e lo stiamo votando noi, per cui è un'operazione che deve essere fatta, così come lo sviluppo dello smart working viene indicato nel piano. Dunque, sono tutte azioni importanti. Io credo che in generale si possa condividere lo schema generale di questo piano, per cui sicuramente la maggioranza voterà a favore di questo piano, perché è un documento importante per il futuro della città, indipendentemente da chi poi vincerà le prossime elezioni. Concludo il mio intervento con i ringraziamenti a tutti quelli che hanno lavorato, a tutto lo staff dell'assessorato, in primis ovviamente alla persona delegata alla realizzazione di questo piano, che è il Dario Tamburrano, che io lo dico al consigliere De Pino, ma l'ho citato solo perché è un osservatorio internazionale che osserva l'attività dei parlamentari europei. L'ha dichiarato uno dei cinque parlamentari più influenti sulle politiche energetiche nel periodo in cui ha fatto il parlamentare europeo. Per cui, solo per sottolineare che la scelta che abbiamo fatto noi è stata una scelta su una persona di assoluto spessore su questo tipo di tematiche. Per cui lo ringrazio, ringrazio lui, ringrazio Daniela Severa, per esempio, che molti non conosceranno, ma è la funzionaria del Dipartimento Ambiente che ha messo cuore e anima per arrivare a stilare questo documento, tutti gli enti che hanno dato una mano per la realizzazione e far sì che il documento fosse credibile e con i piedi per terra. Lo ripeto e chiudo veramente: questo documento va a indicare al 2030 l'abbattimento delle emissioni di CO2 del 51,6%, che era quello che ci hanno chiesto i ragazzi di Friday for Future nel consiglio straordinario che avevamo fatto, perché in realtà addirittura le prime indicazioni erano di far sì che l'abbattimento delle CO2 fosse del 40%. Invece siamo arrivati che lo schema generale arriva al 51,6%. Per cui un risultato buono, fatto con tantissime azioni piccole, declinate, conteggiate una a una nel dettaglio. Veramente, io credo che ci siano tutte le condizioni perché l'Assemblea possa tranquillamente votare questo documento e far sì che si possa Roma Capitale dotare del PAESC, indipendentemente da come andranno le elezioni. Grazie, Presidente.